ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, volevo dire una cosa. Volevo scusarmi se mi vedete sempre in qualsiasi video, in tutti i video che ho fatto con i capelli legati, con questo trucco un po' senza senso, ma si muove dal caldo, quindi non riesco a, cioè, a non legarmi i capelli. Scusate anche il segno del costume, ma purtroppo mi sono leggermente abbronzata. E niente, allora, come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, lasciare un pollice in giù, no in giù. Vi ricordo di commentare, iscrivervi al canale e di lasciare un commento. Sì, già lo dico. Come sempre, prima di iniziare il video, vi ricordo di commentare, di iscrivervi e di lasciare un pollice in su. Allora, oggi sono qui con un video che avrete già letto sotto, con il tag, una specie di tag 50 domande. Allora, io ho deciso di fare questo tag perché semplicemente per farmi conoscere un po' meglio, perché so che comunque non che ci conosciamo poco, però comunque vorrei un attimo farvi capire alcune cose di me, e con questo tag penso posso riuscirci, quindi niente, iniziamo. Allora, iniziamo con... mi vedo? Sì. Tra l'altro si è anche guardato il sole, bene. Allora, iniziamo con la prima domanda. Allora, girati, ok. La prima domanda è: pensi di essere bella? Allora, se devo rispondere con sincerità, ci sono giorni e giorni, nel senso che sono fatta un po' così. Sono giorni che mi reputo bella, bellissima, stupenda, meravigliosa, e giorni invece che mi reputo un mostro, cioè orribile, bruttissima, e quindi sì, dipende un po' dai giorni, da come sto. Quindi sì, un po' così, io sono un po' così in tutto in realtà. Pensi di essere simpatica? Penso che è una domanda a cui non devo rispondere io, semplicemente perché devono essere gli altri a dire se sono simpatica o meno. Pensi di essere intelligente? Io credo di sì, cioè nel senso quanto basta. Pensi di saperci fare con l'altro sesso? Sì, perché comunque non sono timida, e quindi sì, io assolutamente sì. Il tuo segno zodiacale, Cancro. Sole o pioggia? Assolutamente sole, ma devo essere sincera, anche la pioggia mi piace, però comunque per uscire con gli amici, per andare a prendere un aperitivo, per andare a fare un giro in bici, per andare al mare, perché adoro il mare, assolutamente sole. Stagione preferita, estate. Cioccolato bianco, nero, nero. Il bianco, cioè non riesco proprio a mangiarlo, non mi piace. Ma perché questi occhiali sono storti? Ok, sono rotti pure gli occhiali, che felicità. Poi, scrivi la frase di un film. Boh, non ricordo nessuna frase di un film in questo preciso momento. Poi, andiamo avanti. Che stai facendo? No, scusa, sì. Che stai facendo? Sto... nel mio giardino, tra virgolette, il mio giardino è, diciamo, una specie di casetta, tra virgolette, e sto girando un video molto molto bello. Ti curi nel vestire? Sì, assolutamente sì. Io, se non mi piace, cioè nel senso, io prima di uscire devo cambiarmi almeno 8 volte, altrimenti non esco, cioè non scendo nemmeno le scale per andare a fare la spesa. Quante volte ti lavi i denti? 3 volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera. Credo anche 2 a volte. Poi. Ti arrabbi facilmente? Allora, in realtà dipende un po' da... prima dalla domanda... prima dalla persona e secondo dall'argomento. Però in genere sì, mi arrabbio facilmente. Hai qualche vizio? Allora, se vogliamo considerare un vizio andare a fare le unghie ogni mese, sì, faccio la ricostruzione ogni mese. Ma tipo vizio come bere, fumare o altre cose, no, non fumo e non bevo. Oppure altro vizio, tipo toccarmi sempre i capelli, non so se si possono considerare vizi, però vabbè. Un comportamento che ti dà fastidio? Allora, io quello che odio più di qualsiasi altra cosa sono le bugie, nel senso che io non riesco a sopportarle, mi danno proprio fastidio, perché io preferisco una persona che mi dica la verità, anche brutta, ma che mi dica la verità nonostante tutto. Sei superstiziosa? Sinceramente no, forse un po', ma pochissimo. Quale persona non smetteresti mai di vedere? Sinceramente non riesco a...
c'è una persona, no, ci sono troppe persone importanti nella mia vita che non ce la farei se non, cioè, senza vederli. Sei mai stata innamorata? Certo, credi nell'amore? Solamente sì. Perché è fallita la tua ultima relazione seria? In realtà io non ho mai avuto la, cioè, non ho mai avuto una relazione seria fin, cioè, da, cioè, non ho mai avuto una relazione seria prima di Roberto, quindi non posso rispondere. Hai mai avuto il cuore spezzato? Sì. Hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Sì, purtroppo. Ti senti innamorata del, ti sei mai innamorata? No, ti senti, se, ti sei innamorata mai del tuo migliore amico? Sì. Hai mai amato qualcuno senza dirglielo? No. Hai paura di impegnarti seriamente? Sono già impegnata seriamente. Hai avuto più di 5 relazioni serie nella tua vita? No. Ti manca qualcuno ora? No. Sei felice? Sì, tanto. Stai mangiando qualcosa? No, niente. Ti piace qualcuno? È mio fidanzato. Il giorno più bello? Il giorno più bello? Quando è nato mio fratello, sì, sicuramente. Il giorno che è nato mio fratello. E il giorno più brutto? In realtà è difficile sceglierne uno, perché io i giorni più brutti cerco sempre di dimenticarli, anche se è difficile, però cerco sempre di dimenticarli. L'anno migliore, credo, 2017, sì. Già festeggiato il tuo compleanno? Sì, il 15 luglio. Fatto diete? Sì, sono, come si dice? Non mi ricordo come si dice per ora. No, vabbè. Perennemente, sono perennemente a dieta. Fatto le ore piccole? Spesso, sì. Campeggiato? Mai, e sinceramente mi attira molto farlo, infatti vorrei tantissimo farlo. Forse l'ho fatto una volta nella mia vita, ma ero veramente piccola, quindi non ricordo praticamente niente, quindi sì, vorrei assolutamente farlo, perché, cioè, secondo me è bellissimo. Ti sei mai lasciata condizionare? Purtroppo molte volte sì, quando ero più piccola, ma ad oggi credo mai. Hai abbracciato qualcuno? Abbraccio tutti i giorni qualcuno. Hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? No. Sinceramente no. Cioè, tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché in quel momento mi sentivo di farlo, e quindi non mi pento di assolutamente niente. Hai sofferto per una persona? Sì. Sono quasi finite. Sono triste. Poi, hai viaggiato all'estero? Purtroppo ancora no, quindi sono veramente triste. Poi, l'ultima persona che hai abbracciato? Mio fratello. L'ultima persona che hai chiamato? In realtà non lo so, sapete? Forse no, non ho chiamato Roberto. Ho chiamato, dato che siamo precisi, e quindi sono andata ovviamente a controllare, ho chiamato mia zia e poi Roberto dopo, cioè prima, scusate, prima Roberto e poi mia zia l'ultimo, quindi sì, mia zia. L'ultima persona con cui hai gridato? Mio fratello, sempre. La tua parola preferita? Baby. Cioè, baby non è la mia parola preferita, è una parola che mi rappresenta. Infatti un giorno, giuro, me la toterò qui. No, qui, ma forse da qualche parte, ma lo farò. C'è una vita dopo la morte? Non lo so. Non lo so, e quando ci penso mi viene l'ansia, quindi non ci voglio pensare. La parte del corpo che preferisci? Allora, la parte del corpo che preferisco di me? Forse è la pancia. La pancia, sì. Cioè, no, perché ho la pancia, però proprio come forse, non so, il viso, cioè gli occhi. Boh. Invece negli altri io tendo molto a guardare le mani, i denti e i piedi. Sì. Per cosa ti batteresti fino alla morte?
per la mia famiglia, cioè qualsiasi cosa per la mia famiglia, sempre e comunque. Dopo siamo arrivati al termine di questo video, io mi sono anche fatta la gamba come non so cosa, quindi siamo arrivati al termine di questo video, mi dispiace tantissimo perché mi stavo divertendo a rispondere a queste domande. Se vi è piaciuto questo tag lasciatemi un commentino qui sotto, perché posso farne anche tanti altri tag, come non lo so, con Roberto, con la mia migliore amica, con mia cugina, con mio altre tag. Quindi se vi è piaciuto lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video.